Benvenuti in un nuovissimo video del mio canale. Oggi ci prepariamo. Ho già fatto gli allenamenti e ho fatto altre cose. Infatti potete vedere, mi sono diventato un 75. Ho usato i punti abilità. Ho appena fatto gli allenamenti in altri 3 e dopo li usiamo. Comunque siamo titolari. Sono diventato ancora più titolare perché ho aggiornato tipo. Come si chiama? Ho accennato gli allenamenti e adesso mi danno un sacco più di exp. Ho messo gli altri più difficili. Niente, ci vediamo in partita. Ok ragazzi, si inizia. Col colpo d'occhio sulle tribune, la speranza è che lo spettacolo in campo non sia okay. Davvero. Stiamo ascoltando con il telecronaca. La telecronaca. Ok, dai. Questa partita siamo titolari. Sempre dopo un bel po' di partite. Ce la dobbiamo fare ragazzi, ce la dobbiamo fare. Pubblico già caldo, sale l'adrenalina sulle tribune in attesa del fischio dell'arbitro che darà dai, il dai. Un saluto agli amici da casa. Salto perché sono secondi sprecati. In quei secondi potrei fare 7 gol. Si sfidano e invece ne faccio 0. Sono davvero curioso di vedere che partita verrà fuori oggi. Mi sembra che è derby quella col Parma. No, non mi ricordo perché era uscito tipo una cosa che era derby. Non mi ricordo. Non ricordo più. Questo qua si chiama Mutande. Trnze. Zanimac. Ah, mi sembrava Zamacca, l'avevo confuso con Zamacca. Infatti sembra tipo. Difensivo. Come fanno avere Zamacca? Infatti ero tipo. Aspetta, però mentre mi ricordo l'altro no. Poi ho capito. Che non era Spazio, Zamacca. La vittoria dopo il pari conquistato contro il Cagliari. Sì. Che cosa ti aspetti noi chiediamo come. Non so, delle pere. Comunque dobbiamo vincere perché. Sta andando troppo avanti il Parma. Troppo. È primo. Ha tanti punti. Troppi punti. Dopo l'ultima partita la dobbiamo vincere. Cioè. Ci siamo mangiati una partita. Che viene intercettato. Dai. Deviazione decisiva, evitato che. Comunque ho fatto un allenamento con il nostro portiere. Io tipo tiravo alto e lui si abbassava. Invece tiravo il pallone basso e lui si buttava dall'altra parte opposta, cioè. Non per dire, però può servire un compagno. Qua ci vogliono un po' di allenamenti. Ecco. Evidente qui la posizione di offside era. Infatti, se poi gli aveva fatto fallo, infatti era tipo ma non ha fatto il movimento per rientrare in gioco. Un attaccante deve sapersi si muovere in area, non può però limitarsi qua, a fare la bella statuina e non può. No, ripassa. Forse era meglio se me la ripassa. In attesa di ricevere palla. Attenzione. Buona lettura dell'azione, ha intercettato perché sbagliamo passaggio. Tutti? Dai. Ma io ero quello là. Ha monopolizzato l'attenzione dei giornali. Pure tu ti ritiri. C'è cioè, là il portiere si vuole ritirare. Forse pure me. Non lo so chi ci abbiamo sotto. Magari ci sono anche altre motivazioni. Il fisico lo sappiamo è sottoposto a uno stress. Ma non possiamo comprare Buffon. Uno dei miei portieri preferiti. È giusto andare avanti. Se invece il problema è la testa. C'è un problema mentale, se non riesci più a fare la vita d'atleta, allora forse è il momento di qua. Ragazzi, sto tradendo un sacco perché non lo so. Vabbè, è normalissimo tradare. Attenzione, ma Nainggolan perché non me l'ha messo più avanti? Cioè era meglio quando era dietro gli attaccanti. Ottima primo attenzione. Segnava. Prima cosa segnava. Poi. Facciamo un gran gioco insieme che veramente manco Messi, Suarez, Neymar quando ero al Barcellona. Lo vede? No. Ma come non ho accorto che c'avevo la palla, sto andando a scattare. No, il no, qua. Coraggio a tirare. Alla palla del possibile vantaggio. Dai. Non male. Buffon, mi fai un autografo. Per favore. Li porta via bene il pallone. No, rischia ma cosa c'era? Qui, l'arbitro che si avvicina. Rosso! E arriva il giallo. Vabbè. Decisione giusta, mi sembra, rosso. Da parte dell'arbitro. Brutta entrata, Piero. Per i miei gusti è rosso. No, qua. Palla spazzata via. Aspetta la conclusione. Non male. Ma una domanda, ma la mia prima partita titolare non l'avevamo fatta col Parma? Non lo so, adesso non mi ricordo, però forse sì. Probabilmente.
Sì. Osorio. Il problema è che i miei compagni non marcano molto i giocatori, quindi appena fanno un passaggio è sicuro che la prendono, perché io ci provo a marcarli, ma faccio schifo a marcarli. Comunque ancora devo sistemare un sacco la velocità. Cioè, ho fatto tutte le cose per migliorarla, ma ho sempre 64 di velocità ed è pochissima. Cioè, in partita si vede la cosa che sono un giocatore molto lento, quindi è un problemone. Poi ho una corsa proprio bellissima. Buona circolazione di palla. Cioè, manco corro, guardate. Sì, poi si fanno rubare la palla in un modo proprio disgraziato. Dai, proprio in aria, no. Però è da un po' che non stanno facendo una bella azione loro. Adesso la fanno, sì. Ma la verità è che non riescono a capitalizzare questo possesso. Il risultato riflette la loro scarsa vena offensiva. Serve una scossa, un episodio, che ne so, qualcosa di imprevedibile. Se non cambiano marcia, è difficile. Un attimo. Ok, ho voluto vedere un attimo come stava andando tutti gli obiettivi. Qualche dubbio a vederlo in diretta. Però tipo, ne ho completato uno, però è uno che proprio per essere sicuri devi finire la partita, perché quello là o vinci o pareggia. Quindi non perdiamo, amici miei. Appena l'ho detto, adesso il pallone, interrompe ci vogliamo segnare. Non segnerete mai per i miei gusti. Anche se siete la capolista. Cioè, prendono la palla, ma appena sbaglio. Capisce tutto, okay. Recupera il pallone. Oh. Avevo paura di non prenderla, quindi ho fatto sto passaggio con un ottimo verso. L'arbitro ferma tutto e decreta la fine del 45. Ok, ok. Dai, possiamo dare di più. Possiamo dare di più. Non abbiamo avuto tutte quelle azioni perché hanno una bella difesa il Parma e cavolo, quello è difficile. Secondo tempo che è cominciato, risultato di parità con cui si sono chiusi per il problema è che il mister vuole tanti dribbling. Io faccio schifo con i dribbling. Cioè, su FIFA 23 ho scoperto come si fanno qualche dribbling. Ma faccio piacere. Con questo un pallone importante. Grande giocata. Si fanno vedere i compagni. Lui è un vero giocatore. Sì, ragazzi, senza però questi non per sono passaggi. Oh, ragazzi, ma non c'è nessuno in aria! Ho capito così che potevo crossarla, ma non c'era nessuno in aria! E a chi la potevo passare? Che squadra pelsa! Qua, io vado al centro. La conclusione. Questa non la sbaglio. 1-0 proprio dal giovane Francesco Strano. Poi gliel'ho tirato pure centrale, dai. Oppure un po' sbagliato il tiro, dovevo farla tipo più angolata, ma vabbè, dai. È grande giocatore, dico Buffon, lui è un grande giocatore, mica noi. Dai. 11 gol, 15 partite. C'è la stessa statistica da 7 partite, quindi vabbè. Dai. Le marcature con questo gol. Non male, non male, dai. Ok. Avanza la caccia di spazio. Prova la traccia interna. Passaggio da cancellare, palla intercettata. No. Ho fatto un erroraccio. Comunque, se riesco a fare in caso un altro gol sarebbe ottimissimo. Però se riesco a fare pure qualcosina in più, così arrivo a 8,5 e l'arbitro mi promuove e mi fa completo l'obiettivo. Palla lunga sul secondo palo. No. Nulla di particolarmente rilevante. Cioè, io non capisco perché soltanto adesso mi stanno mettendo a titolare. Cioè, se entravo dopo questo gol ancora non lo facevamo. No, sembra la ridava tipo dietro. C'era il portiere che era a terra e io potevo fare un tiro normalissimo. Tiro libero. Quasi rigore ma senza portiere. Tacco robusto.
No! Niente da fare, gran recupero difensivo. Dai, ma sti passaggi no! Sti passaggino! Ah! Allora è perso! Punta l'area! Aiuto, aiuto! Qua, qua, qua! Lascia partire il tiro! No, ho allora fatto un tiro bruttissimo! Rimane in qualche modo aperta! Errore questo che potrebbe rivelarsi determinante ai fini del risultato. Sì. Vediamo quali conseguenze. Ma sai perché? Perché sono 8.4, io per completare l'obiettivo dovevo avere 8.5. Quindi questo è un pessimo risultato. Dai, se tiravo da fuori area era meglio, perché c'avevo più possibilità. Speriamo per lui che non si riveli decisivo. Sostituzione per il Parma dunque. Sì, però a me nessuno ci pensa. Sono sotto, basta dare un'occhiata alle statistiche, Pia. Nessuno ci pensa, eh. Hanno creato davvero poco per sperare di poter ottenere qualcosa di buono. Cattivi. Da questa partita. Se non migliorano dalla tre quarti in avanti, per loro dai. Sarà duro rimontare lo svantaggio. Calcio d'angolo. Provare a tirare di più. E il nostro tallone da kill, il calcio d'angolo. Occhio al tocco in mezzo. Eccolo lui. Ma che cosa fate? Ma è scemo! L'intervento del portiere. Ma che cosa cavolo ho fatto? Braccia Ningolan. Quello che porta. Controllano molto bene il possesso del pallone. No! Ancora gli avversari. Cavolo, se prendevo quel pallone me ne partivo via. Via, via. Via di casa. Possibilità per la ripartenza. Eccolo. Bravo nel saltare l'uomo. Aveva superato bene. No, dai, ma cos'è sto passaggio? Ti do tutte queste cose e fai sti errori. Dai, ma manco la palla con la testa sapete prendere. Su, se non sapete prendere la palla con la testa, come la dovete prendere la palla con i piedi? Occhio alla verticalizzazione. No. Ora deve spazzare. Ok. No, no, dai, no, no. Va a botta sicura. Il tuffo del portiere che evita il Se gol. Sbagliavamo così. L'allenatore si affida forse fresco. Io me ne andavo alla Roma. No, ma me ne andavo al Parma. Dai! Spazzate la palla. Viene fermata in offside, okay. Non è convinta. Quello che si chiama mutande, mia la Lia. 5 minuti al fischio finale con un gol che divide le due squadre. No, devo fare 8.5. Si fa male questo possesso. Cerca con questo lancio in profondità. Prova al volo. La parata del portiere qui. No. Ok. Ma dov'è il mio personaggio? Il giocatore qua. Potrei fare un bel assist oppure direttamente un bel gol. Assist della frazione. Traversa in area. Bravissimo. Ma dai, madame. Ecco 8.5. Se finisce adesso la partita sarebbe 8.6. Diretto. Non fare cavolate, non fare cavolate. Stai in posizione, non prendere la palla. Che non 8.8, ok. Grazie. Ecco lui, il gran giocatore. Esplode la festa della formazione di casa per questo successo nel derby. Dai. Esultano per questi tre punti. Ah, quindi pure questo è derby. Ma decidetevi quante squadre derby ci abbiamo qua. Dai. In altre situazioni arrivo a dirti che probabilmente non l'avrei. Grande sto giovane fanciullo. Sto giovane ragazzo. Dai. Poi l'ultimo minuto abbiamo fatto primo pallone. Un'altra abbiamo fatto due, cioè ho fatto abbiamo fatto tutti insieme. Vabbè, ci vediamo direttamente alla prossima partita. In caso qualche allenamento da fare lo faccio diretto. Ah, ok, l'ho fatti tutti. Vabbè, ci vediamo alla prossima partita. Ok ragazzi, qua c'era una decisione e poi ho visto che c'è un piccolo problemino, che siamo di nuovo e quasi fuori dai playoff, quindi dobbiamo vincerle tutte. Se vinciamo la prossima partita, non ho visto ancora con chi siamo, potremmo metterci belli avanti. Però il Parma, grazie a questa vittoria, non è più primo. Primo il Pisa. Vabbè,
facendo questa scelta, pensa alla tua prestazione. Riveli i giornalisti di essere molto soddisfatto della tua prestazione nel derby. Potrebbe essere buono. Elogi i compagni, parla con i giornalisti dell'atmosfera speciale che respira all'interno dello spogliatoio dopo la partita. Parli con i giornalisti e ti dichiari felice che la squadra abbia fatto il bene, una partita che significa molto per i tifosi. E non è questa. Dai. Ok, adesso faccio gli allenamenti, ci vediamo in partita. Ok, provo interfaccia subito da me. 5 gol in ultime 3 partite. Ok, mi sembra 2 doppiette e un gol. Se non sbaglio, sì. Oppure una tripletta e due... No. No, triplette però non ho fatto, soltanto doppiette. Io nella scorsa, come si chiama, nella scorsa carriera su FIFA 19, quella mia da solo, ho fatto, facevo sempre triplette. Ogni partita triplette. Anche se eravamo in una serie A che avevo modificato io, cioè tutte le mie squadre avevano 99, già proprio, c'avevo di tutto come squadre, cioè come squadra la vincevamo sempre il campionato, per quello avevo una difficoltà bassissima, quindi era semplice che le vincevamo e segnavo tanto, e poi tipo la Juve ci mettevo giocatori tipo per quando facevo le partite con mio papà, quindi... Deviazione docile, okay. Preda del portiere. Dai, carichi. Dai. La Spalla a caccia di un'altra vittoria dopo quella del match precedente contro il Parma. Pensi possa arrivare certo, un risultato sì, positivo sì, per loro oggi? Sono reduci da un successo per 1-0 nell'ultimo impegno casalingo. Una vittoria che ha dato morale, ha dato fiducia per tutto il gruppo. Non devono dai, però distrarsi. Devono rimanere concentrati. Certo. In questo match devono dare in area per attenzione. Dai, non ci credo. Io non ho capito nulla e stavo tryhardando. Ma ok, bravo Mais, ma quello. Bravo. Sì, però non vuoi prendere il mio posto, giusto? Provi a far girare palle in occasione del gol. Potresti morire. Ci mostra il replay. Una conclusione potente. Dai, dai, dai. Grandi, bella giocata di tutti, dai. Gran bella giocata di tutti. Bravo Fabio. Tre gol in 30 partite. Beh, mi sembra che loro hanno fatto 30 partite, questo perché io metà campionato quasi non l'ho giocato per quei 3 mesi da infortunato, porca puttiglia, proprio in quel momento è stato un brutto momento per me. Un'ottima serie di passaggi. Di nuovo lo stavo facendo simile a quello là che ha appena segnato. Quello è stato il primo e il suo ultimo gol. No, scherzo, spero che segni tanto. Mette la perché palla al centro. Presa sicura. E se le blavo il giocatore. È bello, mi ha Caliella insieme a me. Caliella in Giappone. No, non è bello, non ci voglio andare in Giappone. Bene questo pallone. Cioè, tipo, potrei segnare tipo un sacco. Tipo avere 70 palloni d'oro perché segnerei un botto. Bravissimo, perché tipo là tutti i giocatori sono un 59 e proprio i giocatori più scarsi sono dei portieri, quindi posso fare un sacco di gol. Quindi proprio sarebbe perfetto. Ma perché sti passaggi? Scusate, mi vengono gli attacchi di sclero. Poi ho la camomilla accanto a me, non è vero. Sono tipo le 4, quindi. Cioè, chi è che alle 4 si beve la camomilla? Cioè, no, per chiedere, ecco. Non so perché parlo sempre con la voce bassa. Non lo so, mi fa male un po' la gola. E poi sono pure un po' raffreddato. No, seriamente. No, stavo per dire in difesa siamo in 2. Però abbiamo la difesa 4 e loro in 3. È un po' così. La nostra difesa è indipendente. È cresciuta. No, dai, ma così, no. Cattivi. Ah, vero, siamo 1-0 perché ha segnato quello. Sto dicendo, ma ancora siamo 0-0, dai. Bravo Fausto. Ma come si chiama Alfonso? La battuta corta. No, cavolo, sto cadendo. Quanto so i lento. Quanto so i lento.
Dai, ma cosa sono questi passaggi, ragazzi? Primo tempo sostanzialmente equilibrato. Ultimo solo, vado a vedere gli obiettivi. Ok, eccoli qua, ho visto gli obiettivi, sì. Sarebbe buono. Successo, Pier, ma non penso proprio che la formazione avversaria non sto andando ma tanto bene. Se io prendo palle la riperdo dopo 3 secondi. Poi io sono l'attaccante e sono qui. Cioè, siccome la difesa non sa fare nulla e quindi io gli do una manina, Dai ragazzi, ma sti passaggi spazio. No, in gola pure tu ti fai saltare. E certo, sti buchi. Con sti buchi come possiamo fare? Basta, fammi partire. Vai, mi sono infuriato. Intervento perfetto. Cioè, ma seriamente. Rosso mar nero. Mi intruglio. Volevo entrare un pochettino per poi calciare. Qua. Mettimi dentro. Ho fatto il tiro finto. Cioè, vabbè, il tiro fintato, come lo chiama FIFA. Palla che viene intercettata. Ok, perfetto. No! Ci sarà un minuto da recuperare, come indica il quarto uomo. No, ok, perfetto. Senza problemi. Cosa hai trovato tu? Hai trovato le capre. Le capre sono le capre. Fanno beh. Ok ragazzi, sto un po' impazzendo perché non so cosa dire. Quindi un pochettino mi vengono questi attacchi di panico. Comincia il secondo tempo col possesso per la spalla. Cosa fai? Non sai tenere il pallone, perché te ne vai lì? No! Io chiamo palla e quando chiamo palla subito me la passano, quindi automaticamente faccio il passaggio. Devo un elolaccio. Ottimo recupero voluto di Lole. Parte, solo lui. A campo a disposizione. Se l'è bevuto. No. Bravi difensori. Oh, volevo regalargli il pallone lì. Perché sono così troppo generoso? Deio. Devo essere piume. Intervento efficace. Eccolo qua. Provano a creare gli spazi. Cavolo. Oh, no! Qualcosa da dire al giocatore. No, ecco, bravo. Si cava con un semplice richiamo verbale. Cioè, l'avversario ovviamente voleva. Alla fine non è colpa mia. Quindi vatti via. Ah, sentite una voce brusca. Tizio che passa vicino a casa mia. Per forza. Parità assoluta, cercano continuamente il tiki taka. Possono passare in vantaggio. Dai, Moncini. Mi sembra che è Moncini. Io non sto segnando, però vabbè. Questo è Mister Spettacolo senza baffi. Proprio lui, Losco. Questo siccome mi sembrava di aver detto nei pantaloncini Losco. Sì, Losco. Quindi ho detto Losco. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Losco. Dai. Difende bene il pallone. So pure il passito. Qua. No. Non è qua purtroppo. C'è campo per andare, attenzione. Prova a sorprendere la difesa con un lancio profondo. Tutto meno male, sì, giusto. C'era fuori gioco. Era una palla da sfruttare meglio, Pier, se solo avesse temporeggiato. Cavolo. Invece di muoversi subito in avanti. In ogni caso, brava la difesa, no. A salire con i tempi corretti. Sbagliato troppo. Attenzione, pericolosa. Perché non me la passa mai in attacco? No, riprendi palla. Brutto, chiuso, malinconico. Manco la palla, Ciano. Sappiamo prendere. Dai! Carichi! Passaggio in effetti.
è in buona posizione. Buon movimento di squadra. Movimento sexy. Io ancora non posso scordarmi il momento quando ero con il mio compagno Stefano. Arriva nella radio di Fornente, si era messa brividi, ci eravamo messi a cantare brividi. Così con non troppo senso. Eccolo! Dai! Ma non hai mai fatto una parata in tutta la tua vita e proprio adesso la devi fare la parata! E fammi sta parata! No, mi sono di nuovo infortunato! No! Altri 3 mesi non ci sto fuori. Corro mezzo strada. Vabbè, quello è normale. 71. Io chiedo il cambio, ragazzi. Ho troppa paura. L'ultima volta non è andata bene. La partita non l'ho giocata manco tanto bene, quindi ci doveva stare. Ci doveva stare il problema. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Speriamo va bene. Speriamo nessun brutto fallo, dai. Simulo. Speriamo bene. Dai, Moncini di nuovo con la doppietta. Speriamo che non mi son fatto troppo male. Dai, dai. Meno 5. Ma come? Ho fatto due. Ho fatto due cose giuste e mi dai meno 5. Speriamo bene. Ok, non mi sono infortunato troppo. Dai, meno male. Oh, giocatore di febbraio. Proprio lui. Sono giocatore del mese. Vediamo. Non è finita qui. Pubblico un post sui social per ringraziare del premio dicendoti convinto di poter fare ancora meglio. Ci potrebbe stare. Durante una conferenza stampa per il premio sottolinei i meriti vanno divisi con tutta la squadra per l'ottimo lavoro svolto. Ok. Che è il tuo procuratore di pubblicare un comunicato per ringraziare i tifosi per il loro messaggio di congratulazione. Io faccio questa. Sì, dai, ci sta. Ok, adesso faccio gli allenamenti e ci vediamo in partita. Ok. E tra i più attesi oggi. Dai. Parte titolare dopo aver annunciato che potrebbe ritirarsi al termine della stagione. E te pareva. Tutti questi stanno ritirando. Nainggolan finalmente dietro di noi e sono felicissimo. Dell'infortunio, meno male non ci siamo fatti nulla. Appena visto la cosa, la crescita dell'infortunio, io ero tipo no. Attenzione a questa sfida. Ok, ragazzi, infatti è bella e importante perché se vinciamo ci mettiamo quarti, tipo siamo ottavi, quindi direi che è abbastanza importante questa partita. Siamo sempre lì tra i playoff. Allontana la minaccia. E non è buona sta cosa. Noi dobbiamo essere i playoff. Difficile vincere il campionato, ma metterci secondi per andare in Serie A. Si mette in proprio. Ce la potrei fare. È pronto per la battuta di questo calcio d'angolo. Non male. Grande protagonista. Dai, adesso ne scommettiamo. Fanno un altro, cioè, tipo mi fanno un'altra parata qua. C'è, basta! Basta! La mette in area. Nessun no, vabbè. Su questo tiro basta. Per il tutte me le hai parate! Cosa vuoi fare adesso? Iaialo. C'è! Tutte! Siamo entrati nell'ultima parte di stagione. Una, no. Si infiamma la corsa al titolo, si pronuncia a finale di campionato davvero entusiasmante con diverse squadre impegnate. Occhio, Piero, un'occasione grande questa! Se non vinciamo questa partita ci mettiamo arriviamo a 53 punti e la quarta ne ha 52, quindi ci mettiamo non proprio decisivi quarti, però abbastanza bene, ecco. Baragna metri. Mi stavo mettendo meglio perché ero dietro il giocatore, quindi prendere la palla di testa era abbastanza difficile. Deve essere più da fermo, più da calcio d'angolo, ecco, per prenderla tutto, il difensore. Corro, corro, corro. Prova la botta. No, e basta! Tutte me le vuoi parare, basta! Bisio ce l'ha pure. Via.
se lo beve. No, che cavolo. Terza, l'alzata un po'. Ma perché da 6.2 a 6.4? Sta tirando, cioè almeno promuovimi per quello. No, scende perché ho sbagliato il tiro. No, sono triste e arrabbiato. Brutta gestione del pallone. Sono gli scommetti. Hanno l'occasione per portarsi. Uno della mia squadra fa un tiro ed entra. Io ho fatto 7. No, quanti sono? 6 tiri tipo. Manco un gol. Cioè poi manco per dire tipo 6 tiri difficili, brutti. No, 6 tiri belli, perfetti. Oh, scandalosso. Scandalosso. Vabbè, dai. Ci sta. Dai, brava Rajan. Bravo, Rajan da Ingolan. Controllo un attimo gli obiettivi perché non li vedo, non li vedo mai. Ok. Siamo messi malissimo. Vabbè. Non è passato nulla. Manco mezz'ora è passata della partita. Comunque questa qua è l'ultima partita del partita video. Preceduta da una lunga vigilia che l'ha visto coinvolto sui giornali, sui social. Bravo Pomini. Ci sono ricorsi rumors. Mi ricordava quello che fa tipo nulla. Certo, sicuramente sarebbe una grave perdita per il calcio. Quello che si prende quasi in giro da solo. È la decisione più perché pelato per un e si fa i meme da solo. E giustamente vuole pensarci bene, sa che prima o poi arriverà anche per lui il momento di cambiare vita. Però va capito quando. Interviene ed evita guai. Dai, dai, dai. Mi cambiata la voce in tipo in niente. Tipo. No. Che non lo so che cosa mi sta succedendo oggi. Buona circolazione. Palla. Dai, dai, prendete quella palla. Prendetela. Palla recuperata di 16 metri. Grande azione difensiva. Dai, dai. Rasa la Ingolan. Con Ingolan. Ningolan, l'amico mio. Dai, qui giocatori della spalla. Non sta andando bene. Il giovane Ningolan. La scorsa partita diceva che si voleva ritirare. Dico io, giovane. Un giovane, un giovine. Si affida una fitta ragnatela di passare. Fanciullo! Basta! Tutte me le vuole parare. In mezzo, 6 calcio d'angolo. 7 tiri miei. Cioè. Tiro rimpallato. E un altro calcio d'angolo. Ecco, ecco. È perfetto, è perfetto. E non me la tirano buona. All'inizio me li facevano battere a me il calcio d'angolo. Non capisco il perché. Uno l'avevo fatto bene. Dopo il secondo già non me l'hanno fatto tenere più. Forse era con la Roma, sì, con la Roma forse era, li battevo io. Cioè, battevo, due, ho tirati. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Ah. Se la cava con questo tocco nonostante il pressing. Dai. Se era con la Roma ancora non ero titolare, cioè ne sono sicuro perché avrei giocato ancora male. Avrei giocato 10 minuti a partita. Posizione interessante. Tipo tutto il video ne giocavo 70. Perché giocavo 3 minuti. Possesso sprecato. Quindi direi. Può venire avanti. Dai, 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 dai. Palla messa bene in area, ma fuori dalla portata di tutti. Cavolo, quando siamo in area non mi vede più nessuno. Mi metto un po' più indietro. Finisce per tirare da fuori tempo, area così c'ho il tiro, cioè c'ho il tiro migliorato. Ah, chi se ne frega. Chi se ne frega. E niente, devo fare 4 passaggi in attacco, dribbling, devo dribblare, devo segnare così ho una buona valutazione. È tutto pronto, comincia il perché secondo se no, tempo. Mister mi brucia. Che grande giocatore. Prova a sfidare la difesa avversaria. Guardalo! E basta pararmela! Dai! Lui no. Sì, lui no. Lo so che lui no. Passa via questa palla. Ah! Perché proprio a me le deve parare? Zampano. Io non lo capisco. Iaialo. Ah.
La gioca profonda, attenzione qui. Attenzione, attenzione, attenzione. Respinge il cross. Eccolo. Io continuo a dire il nostro tallone d'Achille sono sempre... Ah, ok. Stavo per causare un calcio di rigore decisivo. Che mi sembra che l'aveva battuta alta, però manco la vedevo, quindi ho cliccato quadrato a caso. Gioco fermo. Ma non c'era fuori gioco! Cioè forse sì. Arriva il momento del cambio. No. No. Io dovrei rubarti la palla, ma non riesco a rubare la palla. Buono il contrasto. Ecco qua la palla. Ospiti che hanno fatto registrare un minor possesso palla rispetto agli avversari finora. Nonostante questo sono avanti nel punteggio. L'ennesima riprova che nel calcio non sempre supremazia. Cioè, ma io non capisco come si conta qua la percentuale di come si chiama? Buttarla dentro. Serve solo per le statistiche. Sono qui! Mi vedi? Allora, fuori, possono andare dalla bandierina. Vabbè. Io non capisco come viene calcolato il possesso palla, perché ogni volta tipo teniamo per 7 ore la palla e poi ce l'hanno sempre di più loro. Ok. Prova a andare. Il portiere si basta! Tutte me le pari! Io sto provando 70 tiri! Va direttamente. Tutte me le parate! Ecco! Ah, non è manco gol mio! No, vabbè. Cioè io segno e qua mi conta l'autogol. Un replay che non penso vorrà una volta che è andata bene. Ora deve lasciarsi tutto alle spalle e concentrarsi solo sulla partita. Vabbè. Match che riprende. Una volta che l'avevo presa pure bella di testa. Autogol. Vabbè, io lo conto come un gol. Ma la valutazione no. Purtroppo recupera palla, interrompe l'azione. Dovrei fare il difensore, così non ho problemi in area avversaria. Crossala. Passa al centro. Palla che viene spazzata. E il mio giocatore nemmeno si alza. Ma tipo, ho capito che era difficile prendere, però provaci. In caso butti quello là, tu ti alzi, cade quello davanti, riesci a prenderla. Ok, difficile. Diaialo. Ma può succedere. E il fallo non te lo danno, lo sai perché? Perché ho pagato l'arbitro. Si affida una circolazione di palla per cercare di recuperare. Bravi! Sa difesa è diventata di campioni. Di campioni. Qua. Ok. Nainggolan. Ok, solo lui. Ecco, questa non me la pari più e basta finalmente. Non me la pari più questa. E io dovrei essere felici come da quel portiere. Cioè no, ma alla fine, cioè 30 tiri, un gol ci doveva stare, ecco. Un gol è sempre un gol. Certo che qui non poteva proprio sbagliare, eh. Infatti sto sbagliando. Per prendere la mira e depositare la palla in rete. Io devo ricordarmi quando sono in quelle occasioni devo usare il tiro quello là di mi ricordo come si chiama. Il tiro quello là, perché in quelle occasioni fa tipo più il tiro a giro e quindi viene meglio fare segnare in quelle occasioni. Ecco qua. No. Vestito male qui il pallone. Ma quando abbiamo segnato il secondo gol, aspetta. E chi l'ha segnato? Aspetta. Boh, non lo so. Ah, vero, c'è stato. Nainggolan. Ah, vero, l'autogol che. Scusate. L'ho fatto come riassunto, certo. Cioè, ma cosa vorrei fare, chi ti senti? 10 minuti alla fine della gara. Ciccio pasticcio. Chi si sente questo? Cheryshev. Attenzione. Attention, please. Sbaglia la misura del passaggio. No. Non posso scendere. Di valutazione. Appena l'ho detto sono sceso a 8.5.
possibilità adesso con recupero no! Attacco. E Picaccia sì. Ah vabbè siamo 3-0 quindi alla fine se c'è un gol loro non cambia nulla. Che riflesso del portiere che salva preso il portiere porta. Ma come non questa porta. Parata vale quanto un gol. Si proprio respiro. Lui Alfonso senza problemi che sventa la minaccia. Alfonso non fare il bronzo. Ancora 3 minuti da prendi giocare. Il ferro e la negrita e i diamanti. Bravo Alfonso. Guadagna metri. Crossa verso il centro. Ehi! Intercetta il cross e spazza via. Mi ha ascoltato il mio giocatore. Salta sempre. Un giorno ci riuscirai. Tiro potente ma leggermente impreciso questo. Devo girare meglio. Si è girato Franceschino. Ma poi quanto cavolo va a lungo questo suo portiere? Fa. Cioè. Quando fa la. Si chiama. La parata va un sacco avanti. Oggi per loro ha funzionato molto senza sfavature. Ecco perché mi ha fatto 70 parate. Cioè. Così. Cioè, guarda quante occasioni ho avuto. Tutte me le ha parate. Cioè se dovrei dare un voto a tutti quelli là anche della squadra avversaria se la merita un sacco gli altri. Cioè se lo merita un sacco il portiere. Il portiere cioè quasi l'unico uomo in campo. Solo lui è stato quello che è proprio ti poteva dare la vittoria. Dai. Comunque gli ultimi. E niente, ragazzi. Ci possiamo vedere in un prossimo video. Dai, e niente. Ciao.